domanda che ti faccio è: da dove nasce l'esigenza di affidare a delle pennellate semplici e istintive la rappresentazione del mondo che ci circonda e dell'essere umano? Ah, una domanda molto articolata questa. Diciamo che innanzitutto non nasce, esiste la persona in un contesto della propria vita, della propria esistenza, e le cose a disposizione della persona sono molteplici, ci sono anche i colori, c'è la formazione che la persona fa, una formazione che è radicata nella propria vita, nella propria esistenza, nel proprio vissuto e soprattutto nella prospettiva che la persona crea dentro di sé, in una dimensione che affronta la vita, guarda gli orizzonti della vita, ma mentre fa questo è dentro se stesso nella propria totalità. Pertanto le pennellate sono strumenti di descrizione di questo modo di se stessi. Le tue opere tendono verso la luce, la rappresentano, e in alcune addirittura è la luce che entra all'interno dell'opera e si rende protagonista. Questa ricerca deriva solo dalla curiosità di un occhio creativo o è una luce più alta quella a cui tu aneli? Diciamo che dalle mie opere esce la luce, e la luce che, come ho cercato di descrivere prima, è una luce che negli anni, nella mia formazione, nel mio percorso di persona, sono riuscito a creare maggior radiazione, pensando a una sorgente di luce, togliere tutte le ombre, togliere tutti i frammenti che, diciamo, la oscuravano. E quindi nei miei quadri io faccio uscire la luce che è il mio vissuto. È una dimensione di una luce superiore, non è il bianco, perché io per esprimere la luce uso il nero, contrariamente da quelli che possono essere i pensieri e i luoghi più comuni. Ma se noi analizziamo le grandi opere d'arte, parlo dei grandi nomi, dei grandi pittori, i padri della pittura, e con il nero che esprimono la profondità di campo, che esprimono l'animo che nella loro pittura loro stessi volevano esprimere. E la prospettiva si crea sul nero, pertanto è il nero che assorbendo riflette la stessa luce che lui contiene. E pertanto per me il nero è uno dei colori più importanti, anzi è il colore più importante. Infatti i miei quadri, tra quelli che amo di più, sono quelli che chiamo i quadri Zen, dove ho il getto del nero sulla tela bianca, dove il bianco viene assorbito nel segno del nero e poi rimanda questa onda di luce. E allora nei miei quadri esce la luce. Quindi andare verso la luce, fino anche verso il sole, come Icaro, che però muore nell'impresa. Quindi dove sta l'equilibrio? L'equilibrio che l'uomo deve avere a misura di se stesso, perché nel momento in cui l'uomo perde la misura di se stesso e fa la confusione con diventare Dio, succede ciò che è successo a Icaro. Pertanto la forza dell'uomo sta nella sua semplicità. Simplicitas sigillum veri, con i latini. Cioè la verità sta nel semplice, tu arriva alla tua semplicità, sei nella tua verità e diventi luce. Non devi fare nessun altro tipo di azione che non arrivare a questo criterio di sintesi.
E la difficoltà di riuscirci è proprio basata sul motivo della semplicità. Perché? Perché siamo abituati a creare strutture articolate, articolari, e invece quello che noi dobbiamo fare è togliere tutti gli orpelli che ci sovrastano. In tal senso uno riesce a arrivare al proprio semplice nel senso proprio della propria vita, dello stile, che non significa banale, riduttivo, no, significa intelligente come forma di azione di se stessi. Prima parlavamo del nero, sì. Ma tra le tue opere c'è un altro colore che ritorna in tutte le sue gradazioni, che è il blu. Che cosa vuol dire il blu nel tuo linguaggio? Allora, l'uso del blu, di un celeste carico, direi più esattamente, è uno dei miei colori preferiti, in quanto corrisponde a un colore che io amo di più, perché il mio è il colore del campo eterico. Cioè tutte le persone hanno il proprio cromatismo che corrisponde al campo eterico, cioè un'emanazione della presenza vita dentro la persona che si manifesta con varie colorazioni. Questo lo si può misurare anche con gli strumenti, però a parte, diciamo, questa vicinanza, questa tonalità di colore, quando guardo un cielo terso è di colore azzurro, blu, quando guardo le profondità del mare hanno vari cromatismi di blu sul verde smeraldo, cioè c'è questa terra che quando guardi verso l'alto e quando guardi verso le profondità marine ritrovi questa costante cromatica che ha una presenza di riflessione metafisica molto intensa, molto profonda. Per me usare il blu è usare veramente un concetto divino, è un concetto di purezza. E diciamo il blu è l'unione tra il bianco e il nero. E, diciamo, un equilibrio perfetto cromatico per me è la tonalità di un certo tipo di blu. Tra le opere in mostra stasera ce n'è una che è stata particolarmente sofferta, cioè una che ti ha obbligato a scavarti dentro non senza fatica. Sì, quella. Quell'opera, perché in quell'opera voglio rappresentare un sogno che feci. È un sogno che, sintetizzandolo, mi trovo in una spiaggia, c'era il sole, un totale senso di libertà, di natura, di erotismo, di vita. Vado verso il mare e inizio a percepire le profondità marine. Mentre inizio a entrare in queste profondità marine, nelle tonalità del blu intenso, di un verde, di questo tipo di cromatismo, è come se entrassi contemporaneamente nell'universo, per come noi lo consideriamo, per come lo rappresentiamo, anche in una profondità di buio, di movimento incontrollato. A un certo punto, quando all'interno di questo sogno inizio a provare queste sensazioni che sto descrivendo affinché si possano capire che cosa avevo provato, mi rendo conto che stavo entrando nel mio inconscio. Nel mio inconscio, e pertanto inizio a percepire una situazione di vortice, di forza incontrollata, che ero dentro me stesso, che però la mia coscienza non riusciva a controllare, ed è il motivo per cui a questo punto ho dovuto fermare il sogno e svegliarmi. Un giorno decisi di rappresentare questo sogno, difatti il titolo è Inconscio, e dove rappresento questa forza profonda dove c'è luce e nelle tonalità del blu, dell'azzurro, di questo verde marino, e questa parte più scura che è una parte di buio, ma per me il nero, il buio è ordine. La mia visione, il mio pensiero, che nell'ordine totale non c'è luce, ma in quella non presenza di luce in realtà l'abbiamo noi dentro. Pertanto siamo noi luce che ci muoviamo
senza i riferimenti delle immagini, per cui solitamente siamo abituati alla logica dell'uomo, la mente dell'uomo normalmente misura. L'ultima domanda. Di solito quando intervisto gli artisti cerco di umanizzarli il più possibile, per renderli degli esempi concreti di vita, quindi non un mito o un essere umano che è solo straordinario e irraggiungibile. Questo perché là fuori ci sono tanti altri geni e tanti altri artisti che magari in questo momento fanno fatica a venire fuori. Il tuo percorso in questo senso mi aiuta tantissimo perché tu hai risposto alla tua chiamata in età avanzata. In età matura. Matura. In età di saggezza, esatto, in età di comprensione. Che cosa ti ha bloccato dal esprimere la tua arte subito, appena l'hai sentita dentro di te, e che cosa poi invece ti ha motivato a dire ok, adesso vado e perché, sono pronto? Perché ci vuole umiltà, ci vuole semplicità, ci vuole coscienza. Cioè le cose devi farle quando tu sei pronto. Cioè non è un'ideologia, non è una fantasia, non è un pensiero, è una parte di te che la manifesti quando tu hai, sei padrone, la sai gestire e soprattutto quando dopo aver verificato la tua posizione in senso integrale dici bene, inizio a fare questa cosa, perché la so fare? Ma perché fare arte non è un fattore di pennelli, di colori, fare arte è un fattore del proprio intimo, della propria profondità di persona, di maturità, per il quale una volta che questa arte esce e tu la guardi, deve avere un livello di coscienza, di sensibilità, di dare un giudizio e dire è bello, non è bello, c'è la luce, è buio, c'è vita, ci sono i mostri. Cioè in questo modo di espressione che cosa vedo? Ma devi essere onesto in questo e naturalmente credo che la maturità, la saggezza di una persona si acquisisca con l'esperienza in modo evidente dimostrato di se stessi. Prima ci sono mille tentativi, mille cose, ma io non ho voluto affrontarli proprio per un fattore di responsabile coscienza di me stesso, di ciò che faccio.